Presidente del Consiglio ha il diritto, ma soprattutto ha il dovere di raccontare agli italiani che ci stanno ascoltando in questo momento di dire la verità, non di raccontare balle e frottole, perché voglio ricordare al Presidente del Consiglio che il Trattato di Dublino è stato sottoscritto nel 2012 dal governo Letta, è stato sottoscritto dal governo che l'ha preceduta, l'avete sottoscritto voi, Presidente, quel decreto l'avete sottoscritto voi. Avete il diritto. Per favore, colleghi, lasciate parlare il deputato Molteni. Per favore. Presidente, il Presidente prego, del Consiglio ha il dovere di dire la verità, e la verità è che avete trasformato il nostro paese in un grande centro d'accoglienza, in un grande campo profughi, Presidente. Avete trasformato gli italiani nei camerieri degli immigrati, Presidente. Avete trasformato l'accoglienza, colleghi. Presidente, avete trasformato l'accoglienza, che è un valore sano e positivo del nostro paese, in assistenzialismo, in parassitismo. Basta un clandestino che si lamenta perché la pasta è scotta e gli mettete a disposizione il cuoco personalizzato, come è successo a Reggio Emilia. Presidente, avete sottoscritto un trattato con la Turchia che è un suicidio politico e culturale rispetto all'Europa cristiana. Oggi sono stati liberalizzati i visti d'ingresso dei cittadini turchi in Europa. Sa cosa significa, Presidente del Consiglio? Che 80 milioni di turchi islamici sono pronti a invadere l'Europa e il nostro paese. La Turchia, colleghi, nemica dell'Europa, Presidente. Io colleghi, per favore, lasciatelo terminare. La Turchia, Presidente, nemica dell'Europa, alleata e complice dei terroristi. Presidente, avete cancellato il reato di immigrazione clandestina, avete chiuso i CIE, unico strumento utile e indispensabile per l'espulsione. Concluda, deputato. Avete azzerato il fondo espulsioni. Presidente, avete azzerato la sicurezza di questo paese. Questo è il lascito che lei e il suo governo date agli italiani. Avete riempito il paese. Deve concludere, deputato. E concludo, Presidente, avete riempito il paese di immigrati. Grazie, e di clandestini. Grazie, deputato. Andiamo avanti. Grazie.